Ringraziarla per l'intervento che ha appena svolto. La ringraziamo come forza di opposizione e biasimiamo le polemiche di chi fa opposizione strumentalmente, ma di chi anche nella maggioranza strumentalizza l'occasione per fare, diciamo così, della faccia polemica con l'opposizione. E vorremmo sviluppare alcune riflessioni in modo sobrio, come conviene il momento e il caso. Non abbiamo la verità e temiamo ormai che non potremo mai avere una verità giudiziaria definitiva e incontrovertibile su questo omicidio, perché la sua natura politica è evidente, chiunque ne sia stato l'autore e qualsiasi fine perseguisse. Potremo costruire teoremi e ne circolano già numerosi al riguardo. Come altre volte in passato, ad un dato momento futuro emergerà forse anche una verità politica e persino una storica. Alcuni elementi però sono evidenti e conviene richiamarli prima della riflessione conclusiva che andremo a proporre. Regeni era un nostro concittadino, era un italiano che svolgeva una ricerca scomoda per conto dell'Università Britannica di Cambridge e che al Cairo si appoggiava alla sede locale dell'American University. Pensateci un attimo, sono coinvolti in un modo o in un altro in questo barbaro delitto l'Italia, il Regno Unito, gli Stati Uniti. Si tratta del gruppo dei paesi che ha sostenuto con forza l'insediamento del nuovo governo di accordo nazionale libico contro qualsiasi forma di ipotesi di spartizione della Libia. Un esecutivo ben diverso da quello che gli egiziani e i loro interlocutori libici di Tobruk probabilmente desideravano, volendo eliminare dalla nostra ex colonia ogni traccia di forza politica, anche solo lontanamente appartenente ai Fratelli Musulmani. Ci siamo esposti e questo ha probabilmente disturbato qualcuno. Del caso Regeni si è poi fortemente occupata anche la stampa internazionale, dandogli una copertura che stride fortemente con il silenzio calato invece sin dall'inizio sul nostro contenzioso con l'India per la sorte dei due Marò. Questa storia non riguarda solo noi. La vicenda sembra quindi davvero di ampie proporzioni e difficilmente riconducibile a un episodio della cronaca nera egiziana, come pure si è cercato più volte di far credere anche goffamente. Esercitare pressioni sull'Egitto è stato giusto e ancor più giusto e non farsi condizionare dagli avvertimenti, alcuni dei quali dei recenti di qualche minuto fa, assecondando in Libia la strada delineata da americani e britannici anziché, e anzi contribuendo a darle forma. Dovremo tuttavia rimanere realisti. E mentre sacrosanta esigenza di giustizia garantire a Giulio e ai suoi genitori una prospettiva di riparazione giudiziaria dal gravissimo torto subito, è non meno opportuno evitare di contribuire alla destabilizzazione dell'Egitto. Un Egitto nel caos non serve. Siamo quindi chiamati entrambi, Italia e Egitto, a uno sforzo. Non abbiamo bisogno del sangue di altri capri espiatori di comodo, che il Cairo sembra peraltro molto disponibile a offrirci. Si riconosca invece in Egitto che qualcuno ha sbagliato o ha capito male. Ci sia consentito infine un appunto finale. Quanto è avvenuto a Regeni e per certi versi anche ai malcapitati lavoratori della ditta Bonatti, sequestrati in Libia, prova a nostro avviso che siamo entrati in un'epoca in cui anche il passaporto italiano può diventare una fonte di problemi, anziché essere un comodo salvacondotto per sopravvivere a tutte le crisi. Mano a mano che il nostro paese viene trascinato nel caos che si è impadronito nel Mediterraneo e nel Medio Oriente e quindi aumenta l'interesse a condizionarne le scelte, cresce infatti il rischio specifico gravante su qualsiasi italiano. Occorre diffondere questa consapevolezza che deve indurre tutti noi a scelte personali più responsabili. Non tutti i lutti saranno sempre evitabili, ma qualcuno forse sì. E salvare le vite dei nostri concittadini deve continuare a essere una stella polare della nostra politica. Grazie.